Siamo con Mauro Fontemaggi dell'Anzio Lavinio. Allora, è stata una partita sicuramente molto combattuta, molto equilibrata, gran primo tempo da parte delle ragazze, poi però è calata forse un po' di intensità nella ripresa, è uscita di prepotenza la formazione ospite. Comunque sia, chiudete un campionato sicuramente ben condotto e il terzo posto alla fine è un giusto riconoscimento degli sforzi fatti in questa stagione. Sì, sinceramente mi dispiace perché un terzo posto per noi è molto stretto, perché fino a tre giornate alla fine ci siamo giocati il campionato. Poi secondo me c'è stato un pochino un calo di concentrazione da parte di tutti quanti. Però il calcio a 5, come si sa benissimo, in pochi minuti può cambiare una partita dal giorno alla notte, quindi da un 3-1 nostro siamo andati a farli recuperare, andare sotto, poi siamo rimessi a ridosso. Mancata un po' di lucidità, un calo mentale, secondo me semplicemente un calo mentale, non fisico, perché atleticamente le ragazze stanno benissimo. La stagione è sopra ogni rosea aspettativa, perché come primo anno di squadra dall'inizio del campionato, una squadra che fa comunque 150 gol, ne subisce circa 35, fino a tre giornate alla fine si gioca il campionato. Primo anno per tante ragazze di calcio a 5 è sopra ogni aspettativa, perché ricordiamo che il calcio a 5 non è uguale al pallone. Avere 5 ragazze, 6 ragazze che vengono dal pallone e forse 2, 3 che hanno fatto magari mezza stagione o addirittura una sola di calcio a 5, è difficile farle entrare subito nei meccanismi, nelle coperture. È bello stare in mezzo a questo gruppo, perché comunque sono delle ragazze eccezionali, ognuna di loro dedica del tempo quando viene qui ed è giusto che comunque viene ricompensata e viene premiata, perché questo sport ti dà gioie e dolori, ma sei sempre protagonista anche in pochi minuti. Indubbiamente una delle grandi protagoniste di questa serata della Polisportiva Ostiense, parliamo di Roberta Di Stefano. Insomma, una gara che avete rivoltato nel secondo tempo dopo un primo tempo piuttosto appannato. Abbiamo visto tanta convinzione, tanta grinta nella ripresa. Come mai questo cambiamento, diciamo, di rendimento? Beh, io penso che all'inizio abbiamo giocato bene, siamo andati in vantaggio, poi ci siamo un po' disunite, secondo me non abbiamo un po' smesso di fare quello che di solito sappiamo, cioè giocare tra di noi. Spesso facciamo lanci lunghi, abbiamo preso due gol, il secondo un po' eravamo scoperte su, mi sembra, un tiro che forse era entrato o non era entrato. Nel secondo tempo poi ci abbiamo messo sicuramente più convinzione, siamo andati, come ci ha chiesto il mister, in pressione e siamo riusciti, soprattutto penso alla fine, con tanto agonismo a portarlo a casa. Insomma, un secondo posto in questo campionato che comunque vi ha visto protagoniste, era quello che vi aspettavate di ottenere? Siete andate al di là delle vostre aspettative? E come consideri comunque questa stagione? La stagione, diciamo, che non è cominciata benissimo. Anche l'altro anno avevamo fatto il secondo posto, quest'anno è stato, diciamo, una rincorsa, perché a dicembre abbiamo cambiato l'allenatore, abbiamo iniziato un nuovo percorso e abbiamo, diciamo, dimostrato quello che valevamo. Però all'inizio abbiamo perso dei punti preziosi, magari con squadre che adesso sono un po' più basse in classifica.